Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ed episodio della serie di sopravvivenza in Minecraft. Ciao! Buon venerdì a tutti! Come state? Spero abbiate passato una bella settimana e vi aspetto il Ferragosto più caldo di sempre! Dove tutti sarete in ferie mentre io no, sono a casa. Yeee, che triste. Ma non importa perché giocheremo a Minecraft. Come adesso. Allora, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, attivate le notifiche sulla campanellina per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video e lasciate un bel like che fa sempre piacere per supportarmi e commentate, condividete, date un'occhiata anche agli altri contenuti sul canale che sono arrivati e che arriveranno presto nuovi contenuti. Bene, 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 non ho perfezionato di nuovo la farm che avremmo dovuto fare perché non ho avuto tempo e quindi ripieghiamo su un progettino più piccolino, più modesto e più facile da realizzare in questo momento. Allora, mettiamo giù un attimo la shulker box gialla qui sopra e tiriamo fuori questo che può esserci utile. Allora, mi servono questi, ma faccio anche un paio di scale. No, un paio, non tutte, porca puttana. E niente. Facciamo così, così non posso sbagliare. Un paio di scale anche di queste. Ah, ok. E prendo un po' di questo rosso. Perfetto. E lo stesso facciamo un paio di scale anche con l'andesite non levigata, ma quella normale. Ok, perfetto, dovremmo esserci. Poi mettiamo giù anche un banco da lavoro che ci serve dopo. Lo mettiamo qui, perfetto. Allora, per prima cosa andiamo a creare un piedistallo per questa piccola statua che andiamo a fare perché mi manca mattoni di pietra, pietra, andesite. Manca. Ah, è vero, perché ho finito quelli muschiosi. Che triste, vabbè, dopo ne aggiungerò io di base sotto. Allora, cominciamo così e li mettiamo un po' in maniera casuale, arrivando a 5, 4, 5, ecco così, e a 4 di larghezza, magari se non metto robe strane giù, questo è di troppo, dopo metto la terra qui, quindi tac, tac e tac, perfetto. No, è di 3, devo farlo largo più 1 e tac, tac e tac, quindi 4, 2, 2, 4, 1, 5, perfetto. Adesso riempiamo il centro un po' anche qui a caso e gli facciamo un contorno con gli scalini che abbiamo realizzato prima, anche se non così accidenti agli scalini, in maniera da rendere tutto un pochino più bellino, a dargli maggior risalto, se no sarebbe orribile da vedere tutto in blocco unico. Ok. Ah! Tac, mettiamo uno qui. Adesso qua sono caduto. Adesso andiamo sull'albero. Anche qui ovviamente andate a caso. No. Andate più o meno a caso per posizionare giù i blocchi e vedete che avete un risultato carino. E l'ultimo, perfetto. Questi non ci servono più. Adesso andiamo a realizzare l'ossatura della statuetta del funghettino. Carino, carino. Allora, diciamo facendo così, una base tutta fatta così, e anche qui di lato baffete, così adesso colleghiamo, mettiamo una parte delle braccia così, scendiamo giù, togliamo questi due sotto, così allarghiamo e facciamo le gambine, e questi li togliamo così vengono fuori i braccetti. Ecco fatto. E adesso torniamo su, abbiamo degli scaffolding, ce li avevo, che fine hanno fatto non lo so. Vabbè, posizioniamoci qui. Amen. Adesso poi saliamo. Di tu, così sì, dovrebbe essere così, sì. Appunto,
questo lo mettiamo qui, queste ne mettiamo una rovescia di qua per fare i buchi per gli occhi. A questo punto mi serve il legno di acacia da lavorare. Qui. Quindi mettiamo questo, facciamo un po' di assi e ho bisogno di fare un paio di scale, intanto ne facciamo 4 lastre. E le botole me ne servono 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Perché? Aspetta. 2, 4, 6. Otto e 10. Perfetto. Se non ho sbagliato i conti. Spero. E poi cos'altro? Questi li abbiamo. Ok. Allora, torniamo su in qualche modo. Vabbè, facciamo un pillar. Mancare i bei vecchi pillar. Allora, mettiamo le botole, due di qua e tre qui davanti. Ok, per iniziare a salire, per fare la testa del funghetto. Questa statua funghetto, tac. Ovviamente si può fare di colori diversi, quindi potete fare la base scura del tetto chiaro, viceversa, con altri tipi di legno e quant'altro. Insomma, usate un pochino la fantasia quando dovete andare a fare le variazioni dei colori. Così, così e scala. Qui dovrò fare dell'altra acacia sicuramente. Poi andiamo a mettere questo uno qui, questo qui, tac, ma questo posso tanto farlo anche qui, mi serve andare per forza nel banco da lavoro e volevo riaprire la botola prima, ma se shift ovviamente, vabbè, quello sistemo dopo, sistemiamo dopo, no, così, gnie gnie. Ascia, via, via e sistemiamo subito, mi dà fastidio. Tac, togliamo e torniamo su. E usiamo questo legno qua. Va bene, perché posiziono le robe dove non devono. Accidentino, accidentaccio al destino di Bonaccio. Così. Questo qui, riempiamo e ancora scala. No, troppo bianco, toglielo via. No, e vabbè, che pizza, fio, non so stare più in piedi. Togli e risaniamo. Lo so, sono scarso, fio, succede. Ah, ho finito le scale, Inbetu. Porca vacca. Che fastidio. Tanto tappiamo qui sopra e mettiamo con le lastre che abbiamo fatto prima. Queste le mettiamo qui e qua tappiamo con le lastre. Che fastidio. Allora, mi tocca scendere di nuovo, farmi un'altra scala che me ne fa più di quelle che mi servono e andare su a sistemare. Ok, ci siamo. Un'altra qui, perfetto. Adesso volendo si potrebbero mettere anche dei pulsanti un po' in giro. Io evito perché non mi piacciono al momento. In caso potrei cambiare idea, ma vabbè, li mettete per fare un po' di scena. Sole mio che sta tramontando prima che escano i mostri. Dormitina veloce. Perfetto, togliamo via tutto e rimettiamolo via. Ok, la statuetta del fungo è fatta. Eccola qui. Adesso mi metto un po' lontano, così ve la faccio vedere. Bene. Ok, eccola qui. Guardate che carina che è. Forse l'ho fatta troppo in alto, dovevo scendere di uno, però dopo c'era l'albero e qua ci sono i fiori.
messa così si vede bene. Poi dopo la integro un po' meglio alla collinetta. E qua bisogna fare il laghetto fatto bene, decentemente, perché questo fa cagare. Magari potrei metterci una cascatella d'acqua che esce da qui e scende e va giù sul laghetto. Un'altra cosa che va fatta è in questo punto qua, più o meno, andrà fatta un'altra strada. La mettiamo tipo, allora, se 1, 2, 3, perfetto, e va messa così. Rimettiamo una torcia qui. Qua bisogna fare un'altra strada per andare da questa parte, che poi qui andremo a costruire e a fare cose. Allora, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Vado a recuperare i banchi da lavoro e la roba qui e li tolgo. Poi perfeziono io off camera. E dicevo, per questo episodio è tutto. Vi ringrazio tantissimo per la visione. Commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, attivate le notifiche sulla campanellina per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. E, che sia di Minecraft o di altro. E noi ci rivediamo in un prossimo episodio. E buon fine settimana a tutti. Ciao, anzi, buon Ferragosto a tutti. Ecco, potevo fare l'episodio sulla spiaggia, sarebbe stato perfetto per Ferragosto. Vabbè, lo farò per lunedì allora. Andremo a decorare la spiaggia che c'è qui a 2 passi da che parte? Aspetta, di là, se non sbaglio. Dietro di me, insomma. E magari trovo qualcosa di bellino da mettere in spiaggia diverso dall'altra. Va bene, grazie ancora, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!